Ciao a tutti, forse qualcuno di voi sa già cosa è successo, ma ci tenevo a fare un piccolo riassunto, un piccolo appunto della situazione in prima persona e quindi ve lo voglio raccontare. Siamo partiti una giornata nebbiosa, ho fatto una bella partenza credo, nel senso che ho tagliato la linea per primo e a quel punto perciò entri nel match con tutti quanti gli altri e a un certo punto l'opzione da prendere era quella nord. Perciò bisognava cercare di salire. Praticamente siamo a nord di una depressione che si è creata qui. Sulle spalle di questa depressione. Credo che questo sia il limite nord più alto, perché tra un po' viro. Quindi alla fine abbiamo virato e ci siamo trovati parecchio in alto, mentre i nostri avversari, che rimanevano sulla rotta diretta, fino a quel momento sembrava avessero la meglio. Mare, 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 ma non sei stanco di urlare? Fino a che a un certo punto le depressioni, cioè le tempeste, come delle biglie in un flipper pazzo, colpivano malamente in faccia a quelli che erano in basso, mentre a noi ci passavano sotto dandoci la possibilità di navigare con il vento in poppa. Il vento dovrebbe girarci dietro. Io immagino così, no? Praticamente tu fai l'investimento della prima settimana, metti soldi, ne metti tanti perché metti una settimana di soldi e poi piano piano tiri la leva e giorno dopo giorno sentivi che clang 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 incassavi miglia sugli avversari che erano rimasti sotto e alla fine all'incrocio praticamente avevamo 300-400 miglia di vantaggio sui nostri seguitori. Quindi fino a quel momento andava così la storia. In quel momento si stava entrando dentro la corrente del Labrador, eravamo già dentro, la barca ha fatto un'ingavonata, cioè ha messo giù il muso dentro l'acqua perché ha fatto perno sul bulbo. Dopo pochissimi istanti praticamente è iniziata a entrare dell'acqua e stiamo facendo un sacco di acqua e quindi stiamo andando praticamente a fondo. Ovviamente nel momento in cui tu perdi il bulbo togli il contrappeso alla spinta del vento, perciò se ti trovi con le vele su senza il bulbo la barca si rovescia immediatamente. Ragazzi, brutta storia, abbiamo perso il bulbo. Corso fuori, tira giù le vele, me la stavo giocando insieme a Bam, che era il diretto avversario in tempi compensati, per i quali ci giocavamo il primo e il secondo posto. Ragazzi, la nostra avventura mi sa che finisce qua. Lì, in quell'istante, ho capito che quindi la mia regata finiva lì, insomma. Stiamo cercando di temporeggiare, abbiamo attivato l'Epirb. Era domenica mattina, perciò quelli, i pescatori dei banchi di Terranova, tutta la sabato e la domenica non navigano, perciò non c'era nessuno in mare e la prima nave, essendo noi fuori dalle rotte battute, era a 10 ore di mare. Quindi a un certo punto mi sono quasi anche detto che era il mio momento. Ho detto, vabbè, troppe coincidenze fanno sì, probabilmente è il mio momento. E lì a un certo punto ti prende anche paura, dici, cavolo, a finire che ci lascio la pelle in questa maniera stupida. Mi sono messo l'otto di sopravvivenza e siamo pronti a abbandonare la nave. Abbiamo chiamato la guardia costiera e 24 ore dovrebbero essere qua. Con l'arrivo del sole ho sentito anche gracchiare la mia radio portatile, il mio VHF. Mi sono catapultato fuori e ho visto sulla linea dell'orizzonte questo enorme aereo. Ci hanno chiesto di lasciare la barca e venire sulla Zattera. Quindi tra un po' dovrebbe arrivare l'elicottero a venire a recuperarci, mentre l'aereo ha fatto il primo sorvolo. Fino a che a un certo punto l'aereo mi dice, guarda, taglia la cima. E in quell'istante trovi un coltello che è sulla Zattera, quindi a un certo punto tagli e l'ultimo taglione si strappa, la cima si sbatte, cioè si strappa e la barca inizia a andarsi. Lì hai abbandonato la barca, perciò è un momento molto, molto particolare. E tu rimani sulla Zattera, la barca con tutte le tue cose dentro e la barca stessa se ne va. Quella scena ce l'ho ben impressa nei momenti, insomma, di questa barca con le vele ammainate, senza il bulbo che si muove. E dopo pochissimi istanti ho sentito dietro di me arrivare questo elicottero che volava bassissimo, fino a che l'elicottero non si è messo in prua mia e ha fatto scendere questo uomo con la vocazione per il salvataggio delle persone. Con due pinnate è salito e a quel punto ho guardato negli occhi la prima persona dopo 12 giorni di solitudine. Lui ti guarda, ti mette una mano sulla spalla, ti rasserena in pochi istanti e dal di lì, senza che tu manco te ne accorgi, dà l'ok all'elicottero e in pochi istanti ti trovi a pochi metri dalla porta dell'elicottero e ti buttano dentro l'aereo. Veramente capisci che questi sono dei professionisti e che quando tu sei in mare, sulle tue spalle ci sono degli angeli custodi di un certo livello. Oggi mi sento ancora un po' pensieroso su tutta la faccenda. Penso alla barca, penso dove è la barca adesso, però mi piace pensare anche al fatto che la barca oggi è in oceano e credo che per sempre rimarrà in oceano. Insomma, perciò
piace pensare che la barca si sia riavvicinata al suo proprietario. Oggi sto sognando di costruire una barca dove noi insegniamo un lavoro a dei ragazzi magari meno fortunati di me e che alla fine del progetto sappiano costruire una barca e sappiano lavorare il materiale come fibra di vetro, carbonio e costruire delle vele. Svilupparlo qui nel mio territorio mi piacerebbe tantissimo perché mi hanno dato tanto, ho ricevuto tanto dalla mia terra e vorrei ridare quello che ho avuto. Volevo ringraziarvi tutti quanti perché ho sentito tutta la vostra energia sui commenti, sui like, condivisioni. Siamo veramente contenti del fatto che insomma, un sacco di gente si è appassionata a questo progetto, a questo viaggio. E perciò grazie a Lumi ovviamente continueremo e partiremo su nuovi progetti. Vi terremo aggiornati di qui a brevissimo. Grazie mille.